cambia che Biden ne viene fuori molto più forte rispetto a quanto si temesse in casa democratica, perché queste sono state le migliori elezioni di metà mandato per un presidente in carica da decenni a questa parte, e quindi potremmo dire cambia che non cambia, nel senso che la sua agenda legislativa da qui alle prossime presidenziali rimane un'agenda legislativa su cui si può lavorare e non avrà a che fare con un congresso pregiudizialmente ostile alle sue proposte. Ci si aspettava in un certo senso una possibile sconfitta netta dei democratici che non sembra essersi verificata. Potrebbe però esserci un cambio di maggioranza alla Camera, il che potrebbe incidere sulla possibilità da parte del presidente Biden di attuare il proprio programma. Nel complesso possiamo dire che è un'elezione che comunque è stata decisamente meno a senso unico di quello che taluni immaginavano. I democratici hanno retto in molti stati e in molti seggi al Senato. È cambiato che Biden è uscito rafforzato perché ha perso, forse, tra l'altro non lo sappiamo ancora, meno del previsto, e Trump ha subito una sonora sconfitta. Quindi adesso si apre una dinamica nel Partito Repubblicano, bisognerà capire se si farà da parte, perché c'è Ron DeSantis, il governatore della Florida, che si scalda, ma appunto non è detto che poi non ci sia uno scontro fratricida se Trump non deciderà comunque di candidarsi e partecipare alle primarie. E quindi insomma si apre una stagione molto interessante, perché d'altra parte Biden ne esce rafforzato, e quindi anche la sua intenzione di ricandidarsi, che pure suscitava qualche dubbio in una parte del Partito Democratico. Al momento è un pareggio che però profuma molto di vittoria per Biden e profuma molto di sconfitta per Trump. Ancora non abbiamo i dati definitivi, questa è una situazione un po' strana, tuttavia ci si attendeva una valanga rossa, una valanga repubblicana, che non è assolutamente arrivata. Verosimilmente Biden terrà la maggioranza al Senato e rischia di tenerla addirittura alla Camera, non ce lo si aspettava, e quindi sembra più di una vittoria per i democratici. Sono stati tanti gli errori non solo di Trump, del Partito Repubblicano, che ha candidato in molte parti del paese dei candidati così estremisti da essere stati rigettati da una popolazione che comunque non ama particolarmente il presidente Biden, ma che sa riconoscere un politico che prova a risolvere un problema che non è nemmeno causato interamente lui, l'inflazione sappiamo essere un problema globale, con altri che non hanno delle ricette vere, ma a volte abbracciano delle teorie del complotto piuttosto fantasiose. L'aspettativa è che Trump confermi la sua ricandidatura. Sicuramente conferma la sua ricandidatura in un contesto che non è necessariamente favorevole a Trump, come si poteva immaginare qualche tempo fa. Ha avversari interni, si cita molto il neo rieletto governatore della Florida DeSantis, e sempre di più nel Partito Repubblicano c'è chi ritiene Trump più un ostacolo alla vittoria nel 2024 che un cavallo vincente. Si è votato soprattutto sui temi economici dell'inflazione da un lato, sui temi valoriali della salvaguardia della democrazia americana e anche per quello che riguarda l'aborto sul fronte democratico. È vero che c'erano temi economici che hanno contato, come l'inflazione, ma hanno contato moltissimo anche temi come l'aborto e la questione del diritto della difesa della democrazia, che Trump ha sollevato, che Obama ha sollevato. Obama è stato molto importante come nel fare campagna elettorale. E quindi si è proprio visto che negli stati dove per esempio c'erano delle misure dei referendum sull'aborto, la mobilitazione ha aiutato moltissimo il Partito Democratico.